Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo finalmente di un prodotto Secutor che non siano pistole o fucili a pompa, visto che sono i prodotti principali che abbiamo trattato nell'ultimo periodo e che teniamo a vendere di più nel nostro negozio. Infatti oggi parliamo di un fucile automatico, pseudo carabina, pseudo R15 carabine però per tiro dinamico, bla 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 bla, della Secutor. Veramente molto interessante, stiamo parlando del Rapax 21, perché ho imparato a leggere i numeri romani finalmente. Prima però di addentrarci nelle specifiche e nelle caratteristiche principali di questo fenomenale fucile, sigla. Questo è il Rapax 21, ovvero il fucile che la legione Rapax 21 utilizza per punire i cattivoni direttamente dall'ombra. Quindi, in poche parole, un fucile pseudo da cecchino. Come possiamo vedere, infatti, ha una canna molto lunga e un caricatore molto diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Per chi fosse nuovo nel canale, vi riassumo brevemente come si svolgerà questa incredibile recensione. Partiremo come al solito parlando di Secutor Arms, guarderemo gli esterni, guarderemo gli interni e poi ci sposteremo alla prova di tiro per poi tirare le somme finali. Se questi riassunti di quello che andrà a cadere non vi interessano, eccovi qui una clip video per allietarvi. Bravo, stand by for contact. Siamo chiusi, signore. Partiamo parlando di Secutor Arms. Secutor non è altro che una compagnia che produce fucili da soft air, chi l'avrebbe mai detto? Si occupano principalmente della produzione, sviluppo, bla 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 bla, di repliche da soft air, quindi solo armi da soft air, e la loro linea di fucili, pistole, fucili a pompa, fucili a gas, fucili elettrici, tende ad avere sempre un elemento che li accomuna tutti, ovvero i numeri romani. Secutor adora i numeri romani, come adora anche Covid, come adora anche la storia, i miti, la lore appunto dell'epoca romana e soprattutto di quella medievale. Tende quindi a dare questo stile molto romanesco, si dice romanesco, non credo, da questo stile molto medievale, molto da combattente vecchio stile, quello che usa la spada, il proprio bicipite per colpire, a tutti i suoi fucili, che infatti sono tutti numerati con il numero romano come questo qui e a cui viene dato un nome particolare come questo Rapax e la cosina qui in latino. Cosa vuol dire? Andatevela a cercare. Inoltre, cosa molto figa, vi consiglio di andare sul nostro Instagram in modo tale che la possiate vedere ancora meglio con le foto che ho pubblicato, viene riportata la legione Rapax 21. Rapax 21 era una legione particolare dell'esercito romano che adesso voi vi andrete a cercare perché io non sono qui a fare barbero. Tutto molto interessante, tutte note carine per appunto la storia del fucile. Passiamo però agli esterni, capiamo meglio come è fatto. Partiamo dal fondo come al solito, troviamo un calcio telescopico in 5 posizioni, molto carino devo dire, abbastanza semplice ma fa comunque il suo lavoro. Non troviamo il vano sopra per vedere i vari numeri, ma devo dire che è abbastanza semplice andarlo a regolare e non si sente proprio la mancanza dei numeri. Andandolo a sfilare troviamo poi il tubo del calcio con l'attacco DINS, quindi ha direttamente un attacco DINS, cosa che ho apprezzato parecchio. Chiuditi. Tra l'altro sono presenti due attacchi, uno direttamente sul fondo come vedete per farci passare una fibbia o attaccarci una cinghia, e quello QD che è questo qui, potete andare direttamente ad attaccare l'attacco QD qui. Muovendoci più avanti ne troviamo uno attaccato anche qui, quindi può essere andato a rimuovere, ve ne forniscono già uno in confezione, quindi poi lo potete andare a staccare e attaccare un pochino dove vi pare, ed è presente sia sulla sinistra che ovviamente sulla destra del fucile, che mettendo le mani avanti vi avverto già è completamente ambidestro, cosa molto figa e che non spesso viene fatta su tutti i fucili. Troviamo ovviamente una leva d'armamento che va effettivamente a tenere aperto l'otturatore, quindi poi dopo possiamo effettivamente andare a regolare il nostro fucile e grazie al tasto di rilascio dell'otturatore, eccolo qua, andarlo a chiudere. Tra l'altro fa un rumore stupendo, lo sblocco da quest'altra parte qui. Bellissimo. E visto che ormai ho già parlato dell'otturatore, troviamo ovviamente lo sportellino che si va ad aprire quando attiviamo la leva d'armamento, l'otturatore per l'appunto funzionante, quindi da cover che si apre eccetera eccetera eccetera, e due tasti di rilascio, uno presente sulla destra e uno presente sulla sinistra. Stessa cosa vale anche per il tasto di sgancio dei caricatori, che
qui di lato, ma è presente anche dall'altra parte, giusto qui. Per una volta vi faccio vedere il caricatore prima di aver finito tutto, visto che è particolarmente carino. Come potete vedere ha un calibro gigantesco, infatti è una bella bistecca, anche perché è pensato per essere un fucile da cecchino, quindi con un calibro bello grosso, che è questo qui che vedete. Ci sono tanti loghini, tante scrittine molto carine che vanno a indicare il tipo di fucile, altre robe pseudo vere, pseudo finte. Personalmente l'ho apprezzato parecchio perché è fatto veramente molto bene, è monofilare, quindi non avete rotture di balle, tiene comunque i suoi ben 160 colpi. Secondo me è un bel tocco di classe. Bello. Ha un'impugnatura abbastanza geometrica, se così vogliamo dire, nel senso che è abbastanza quadratina. Personalmente mi piace, anche se questo svaso qui per facilitare la presa mi lascia un po' interdetto. Non sono sicuro se mi piace completamente o meno. Sicuramente non è scomoda come altre impugnature che ho provato, ha una sua forma un po' particolare. Troviamo direttamente un fast trigger già sul corpo del fucile, cosa veramente molto fica in quanto ci permette di andare a sparare in maniera molto più veloce rispetto che il normale, anche se su un fucile da cecchino non so quanto si sposi bene. Sicuramente per noi che giochiamo a soft air è molto molto comodo, molto comodo. Troviamo poi i 2 km di rail superiore, di cui fa parte ovviamente la parte subito sopra il castello superiore e poi dopo quella del paramano, per l'appunto, che è veramente bello lungo, è proprio una carabina a tutti gli effetti questo affare. Il paramano ovviamente ha attacchi M-Lock, quindi possiamo andare ad attaccare gli accessori su tutto il corpo del fucile, e nel caso abbiamo anche le tacche di mira flip up, che sono sempre belle, anche queste in metallo, quindi sono veramente ben fatte a mio parere. Già che sono qui vi parlo anche dello spegnifiamma, che come potete vedere è veramente bello grosso, mi piace, si sposa bene col fucile e ha già gli attacchi per attaccare senza telasgancio rapido, anche se questo affare è già un silenziatore di suo come dimensione. Personalmente i tastini sul corpo del fucile sono veramente ben posti, non mi aspettavo sinceramente che fossero tutti proprio al loro posto, che si riescono a premere senza problemi, e personalmente mi ha stupito piacevolmente. Quello di cui non abbiamo parlato, che stavo aspettando per tenermelo in fondo, è il selettore di fuoco, perché è molto particolare. Avviciniamoci, che poi devo sempre avvicinare io, avviciniamoci un par di cazzo. Come potete vedere il selettore di fuoco trova solamente due nomenclature, due posizioni sostanzialmente, safe e fire. Questo perché? Perché essendo un fucile da cecchino teoricamente il fuoco automatico non c'è, giusto? Sbagliato, perché anche se effettivamente non c'è la dicitura fuoco automatico, possiamo andare a spostarlo in fuoco automatico e il fucile sparerà in fuoco automatico. Quindi il fucile effettivamente può sparare in fuoco automatico. Nel caso però facciate un torneo dove accettano solamente fucili da cecchino e vi dicano ma tu non puoi utilizzare un fucile che spara anche in automatico, perché chi mi dice che lo usi solo così? Non preoccupatevi, perché Secutor ha pensato a una genialata che vi risolverà il problema. Come potete vedere il selettore di fuoco, che è presente ovviamente sia sulla parte sinistra che su quella destra del fucile, è fatto in questo modo nella parte sinistra. Mentre, come potete vedere, sulla parte destra del fucile le cose sono ben diverse. Troviamo questo dentino qui e uno svaso all'interno del selettore di fuoco, che gli permette per l'appunto di passare da sicura, fuoco singolo, a ovviamente automatico, perché riesce a passare oltre questo dentino, che altrimenti, avendo lo stesso selettore di fuoco presente sulla parte sinistra del fucile, quindi quest'altra parte qui, impedirebbe appunto al fucile di andare oltre il colpo singolo. Sembra più complicata di quello che è. Semplicemente, se voi andate a sostituire, quindi invertire i due selettori di fuoco, mettendo quello a destra a sinistra e quello a sinistra a destra, il fucile non potrà essere impostato in fuoco automatico, rendendo questo fucile a tutti gli effetti un fucile da cecchino, solo col colpo singolo. Come già detto, i loghi e le scritte su questo fucile sono veramente molto particolari. Come Secutor ci abitua ormai da anni, personalmente è uno stile che mi piace molto. Trovo che ogni tanto queste scritte così grosse siano leggermente un po' too much, soprattutto su un fucile così, perché vanno a rovinare leggermente il realismo. Questa è un'opinione mia personale, che ormai ho imparato ad adorare fucili più realistici possibile. Per la maggior parte di voi è semplicemente un valore in più, quindi sì, siamo un po' noi che rompiamo i coglioni. Avendo parlato abbastanza degli esterni, passiamo ora agli interni. C'è da dire che se negli esterni troviamo un fucile completamente full metal, una gomma particolare fatta da Secutor che effettivamente è bella resistente, bella morbida, mi piace particolarmente, una cura per i dettagli ottima, anche gli interni non deludono più di tanto. Non mi ricordo le cose.
Come interni, infatti, troviamo un fucile che ha veramente tante cose interessanti e soprattutto utili. Tanto per cominciare, troviamo una canna di precisione da 6,03, quindi non troppo stretta, neanche larghissima per l'appunto, ma che si posiziona un pochino in mezzo, che poi successivamente si può andare a cambiare con una 6,01 se siete veramente così infottati. Oltre ad avere un bellissimo grilletto dritto, troviamo anche già un MOSFET su questo fucile, quindi una sensibilità del grilletto regolabile e soprattutto una velocità nel ciclo di fuoco ottima. Boccole da 8 mm, ingranaggi di ottima qualità, cavi in argento, quindi tutta la cavetteria è fatta in argento in modo tale che trasmetta più veloci i segnali, cioè ci sono un sacco di cose che mi sono piaciute veramente tanto, senza parlare del fatto che oltre ad avere uno pap rotativo troviamo anche un gommino Maple Leaf che rende sicuramente molto preciso il fucile anche sulle lunghe distanze. Non era fuoco mai per tutta questa parte. Insomma, sulla carta questo fucile è una bella bomba. Adesso però bisogna vedere se effettivamente performa anche sparando. Prova di tiro. Wow. Bene, con questa stupenda illuminazione da film horror andiamo a provare il Rapax. Abbiamo caricato pallini 0,20, lo pop è a 0 e abbiamo connesso la linea esterna con una 7,4 come consigliano loro. I caricatori sono da 160 colpi, precisamente, che prima non ve l'avevo detto. Andiamo come al solito a provarli sul nostro prima in colpo singolo al petto e poi in raffica in faccia, proprio come nella vita vera. Il grilletto è veramente iper ultra sensibile, mi piace molto la sua corsa, è comunque lunga ovviamente perché non lo siamo andati a tarare noi, però è molto molto leggero, c'è solo un pochino di lentezza se siete abituati a giocare con fucili che sono già stati modificati, ma ovviamente essendo questo un fucile stock fa già molto di più di altri fucili a parità di prezzo. Proviamo adesso l'automatico. Possiamo dirci soddisfatti. I colpi al busto, come vediamo, uno solo è andato fuori, che in realtà è sotto l'ascella, quindi l'avremmo colpito lo stesso. Tutti gli altri sono entrati all'interno della zona dei 5 punti, con anche un grouping abbastanza contenuto, tenendo conto che non stavo usando il calcio e stavo sparando sostanzialmente solo per mandarli lungo questa tratta. In testa troviamo 3 colpi fuori, che sono quelli che ho sparato quando stavo tarando il fucile, gli altri tutti in testa, di cui 1, 2, 3, 4 che sono andati invece e gli hanno fatto partire via il cappello. Come detto, il fucile spara veramente molto bene, sia in colpo singolo che in raffica. Chiaramente non è al pari di un fucile modificato, non ha un 11-1 sopra per dire, quindi la velocità di fuoco è comunque limitata a quelle che sono le capacità del fucile, però ci possiamo dire nettamente soddisfatti delle prestazioni. Passiamo alle conclusioni finali. Bene, cosa dire quindi di questo DMR, di questa carabina prodotta da Secutor? Personalmente sono molto soddisfatto. Il fucile sicuramente non è stato pensato per essere una carabina d'assalto, non è stato pensato per essere un fucile d'assalto, in quanto comunque come peso si aggira intorno ai 2,6 kg, quindi è abbastanza pesantuccio e ha una lunghezza abbastanza importante. Niente a che vedere però, sia come dimensione che con peso, con fucili come il Banff, per esempio, della G&G, che in realtà il buon Cobalt conosciamo tutti essere estremamente pesante ed estremamente lungo. In questo caso troviamo un fucile che se la contende personalmente con gli altri DMR sul mercato, sia come capacità elettronica, caratteristiche del fucile e il resto, sia come ergonomia e soprattutto sul prezzo, in quanto devo dire che non è un fucile che costa una fucilata. Iscrivetevi al canale. È sicuramente una replica con alte prestazioni e un costo sicuramente importante, ma allo stesso tempo offre, a mio parere, tutta una serie di vantaggi estremamente interessanti e che soprattutto io personalmente ritengo molto importanti. Come, per esempio, senza star qua a fare di nuovo un elencone, settore di fuoco ambidestro, la possibilità di metterlo in colpo singolo e basta per massimo realismo, il grilletto elettronico, lo spegnifiamma gigantesco, il paramano con quella coloratura un po' così, il fucile che è full metal, bla bla bla. Bla bla bla, e soprattutto le robe ambidestre. Io ormai sono impazzito, il fucile deve essere ambidestro per me, perché faccio il cambio spalle in continuazione e mi trovo molto più comodo ad operare il fucile o come completamente sinistro o come completamente destro, e mancino, non sinistro tra l'altro. Per quelli di voi che stanno chiedendo dov'è il War Rage, non ci sa, quindi vi dico io due cose in conclusione, al posto che a metà, che vi aiuteranno a tirare le somme. Personalmente trovo che il fucile sia molto bello, non sono super fan dei loghi Secutor, secondo me troppo grossi certe volte e preferisco personalmente cose o realistiche o abbastanza più minimal, per quanto tutta la cosa della legione, dare una lore al fucile, dargli una posizione all'interno del mondo e della storia dei fucili Secutor lo apprezzi tanto, trovo che ogni tanto i loghi siano un po' troppo tanto, l'abbiamo capito, sono romani, tagliacorto.
però è un'opinione mia personale. Un'altra cosa sono invece le cose effettive. È un fucile sicuramente full metal, sicuramente con delle plastiche particolari che hanno prodotto loro, che non mi fanno impazzire, né quelle del calcio né quelle dell'impugnatura. Sicuramente migliori della maggior parte dei fucili sul mercato, però visto che stiamo paragonando questo fucile a quello che piace a me, trovo che le plastiche qua e là, per quanto realistiche, per quanto il resto, non mi facciano impazzire, come il taglio dell'impugnatura, che personalmente, non lo so, non mi ha convinto del tutto. Il paramano è stupendo, i colori del fucile sono stupendi sicuramente, ma si vede un po' troppo che non è un fucile realistico, che sarà un pochino l'unica vera cosa che mi sta sulle palle di questo fucile, ovvero che è poco realistico per certi versi. E basta, cioè queste sono le uniche cose che ho effettivamente da dire contro, tra virgolette, a questo fucile. Chiaramente ha un MOSFET, ha tutta una serie di cose, si può andare a migliorare, secondo me con un MC1 diventa veramente un fucile DMR perfetto, senza dover andare a fare chissà che cosa. Basta. Mi piace. Quindi è un DMR valido? Che è la domanda che vi state facendo? Sì, assolutamente. Se vi piace quell'estetica lì, se vi piace la lore romana che i Secutor dà ai suoi fucili, buttateci come dei tassi nel miele. Perché per rapporto qualità-prezzo, al netto di quelle piccole cose che, come vi ho detto, mi stanno un po' sulle balle, è un DMR coi contro cojones. E ha anche un'estetica molto accattivante. Deve piacere. Come il ca. Ragazzi, questo è tutto quello che ho da dirvi su questa replica. Se siete interessati a saperne di più, se volete qualche specifica in più rispetto agli interni, trovate tutto linkato in descrizione. Vi porta direttamente al Monopoly Soft App Shop, il negozio che sponsorizzo, che mi sponsorizza, che mi permette di fare questi stupendi video. Quindi andate a dargli un'occhiata. Tra l'altro in descrizione trovate sia il nostro Instagram che TikTok. Sì, abbiamo TikTok. Ci postiamo anche dei contenuti che non arrivano su Instagram nel caso, quindi andate a farci un salto, veniteci a seguire, perché più seguiti abbiamo su Instagram, più è probabile che si riesca a fare delle cose divertenti in futuro, quindi non fate gli snore. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo incredibile sabato, vi ringrazio di aver messo like al video, commentato e condiviso tutto quanto, perché l'avete sicuramente fatto. Qui da Red è effettivamente tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video qui su YouTube, ma anche su Instagram. Stay angry. Potremmo dire che è un fucile rapace.